ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ascensore rotto da oltre un mese alla stazione ferroviaria di Porta Nuova a Pescara. E così una bambina in carrozzina di 9 anni, che 2 o 3 giorni a settimana parte in treno con i familiari da Scafa a Pescara per la consueta fisioterapia, deve essere portata in braccio con il rischio di cadere. Claudio Ferrante, presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, ha lanciato il suo appello a RFI. In realtà, episodi simili sono stati segnalati anche a Montesilvano e a Silvi. Siamo nel Medioevo, assolutamente così, qui un mese, Montesilvano 3 mesi, a Silvi non c'è l'ascensore e i ragazzi con disabilità devono essere portati a spalle, a Roseto non c'è ascensore e qui ci troviamo di fronte alla stazione Porta Nuova di Pescara, una bimba che deve effettuare delle cure molto importanti, che dal proprio paese si deve spostare a Pescara presso il centro fisioterapico Don Orione ed è costretta a farsi portare per le scale dalla mamma che deve sempre mendicare l'aiuto e quindi devono scendere questa bimba e salire attraverso le scale con il rischio enorme di cadere appunto dalle scale. E questo è inaccettabile sotto ogni punto di vista, è una vera e propria discriminazione, è una violazione costante proprio dei diritti umani. E non è accettabile questo comportamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana perché qui ci sono delle strutture pubbliche aperte al pubblico e sono loro che devono assolutamente effettuare manutenzione, perché sappiamo che gli ascensori negli enti pubblici, nelle strutture pubbliche sono usati e quindi è un problema loro cercare di trovare l'organizzazione necessaria perché questi ascensori siano sempre funzionanti. Non è accettabile, perché io chiedo e faccio una domanda molto semplice: se quella bambina cascasse dalle scale che cosa succederebbe? Ma per quale motivo in Italia dobbiamo sempre andare dietro a situazioni così o magari mettere riparo solo quando ci scappa il morto? Non è accettabile. E poi mi permetto di dire, non è accettabile per questa bimba che già ha una situazione molto importante, che vive in carrozzina. Lei ha diritto, come tutti, di poter andare presso il centro fisioterapico, di poter prendere il treno come fanno tutti gli altri. Questa è una vera e propria discriminazione.